E poi dopo, andando, cominciando ad avvicinarci un pochino verso la fine, vorrei affrontare il discorso dei Black Bar. Allora, Black Bar io credo che sia il pesce in assoluto più ibridato, nel senso che comunque negli acquari o moltissime persone li hanno perché in negozio vengono, vengono venduti, vengono distribuiti. In realtà il Black Bar, questo che vedete, il Black Bar di Los Patos, con queste caratteristiche, <coughs> è un pesce assolutamente raro, assolutamente raro, assolutamente molto difficile da trovare. E che va assolutamente preservato. Differenze. Allora, qui parliamo di un cumana di lo spatos, qui parliamo di un cumana di, di un black bar ibrido da negozio. Ritorniamo al discorso precedente: per quanto io abbia cercato un ibrido fatto anche bene, perché ce ne sono alcuni nel senso che sarebbe palese se io ve li avessi mostrati, cioè magari con code giganti o dorsali giganti, ci sono comunque delle caratteristiche che noi possiamo andare ad osservare. In questo ceppo in particolare e qui lo voglio consigliare a tutti in maniera tale che quando qualcuno decide di andare a comprare perché anche nel mio gruppo magari entra qualcuno mi contattano in privato dicendo ho catturato eh, ho catturato scusate ho comprato questo pesce e mi hanno detto che è un handler eh, te lo faccio vedere a me dispiace certe volte di guardate ragazzi avete comprato sì un handler perché vengono chiamati così ma in realtà avete comprato un guppi fondamentalmente perché tipo in alcuni ceppi ci sono delle caratteristiche che non si trovano le schede tecniche in internet eh, o su Google, però ci sono delle cose che cambiano completamente, tipo come vedete la forma del dorsale, l'azzurro in dorsale che nel black bar non ci deve essere, la doppia spada, quindi dei segni di ibridazione palesi che però per chi comincia non è facile trovare. Non è facile riuscire a saperli e quindi spesso si eh, cade in, in non dico fregature, però si cade in errori, errori che ho fatto anche io per primo, eh, perché sono partito con dei black bar ibridi pensando di avere degli endere, e poi da lì ho cominciato a guardare, ho visto in foto di pesci che secondo me a mio giudizio erano differenti da quelli che avevo in basco. Ho detto allora ci deve essere qualcosa di diverso. Questa è una scheda che ho pubblicato io sulla mia pagina. È una scheda di riconoscimento dei, dei black bar, raccontando leggermente la loro storia, perché come ripeto è forse il ceppo più rappresentativo della, della zona Cumana. quindi sono pesci pescati in tre, in tre volte, nel 97, nel 98 e nel 2004 da Armando Pu, <coughs> vengono selezionati da Adrian HD in Florida, e ce ne sono già raccolta, ce ne sono già traccia, cioè i black bar, cioè pesci con una grande barra nera di colore metallico, erano già nominati anche dallo stesso John Elder. Questo fenotipo proviene dalla Laguna dello Spato, Sacrumano, nella regione di Sucre in Venezuela. Le caratteristiche sono normalmente basate su due colori ricorrenti sul petto, il giallo-oro o il verde. Naturalmente, la caratteristica la barra nera che vi ho fatto vedere in precedenza, che dal nome al ceppo, quindi black bar, molto meglio se ben delineata. Perché cosa succede? Che la genetica, una volta che viene in un qualche modo eh, mixata con quella guppi, il dettaglio dei colori va a cambiarsi, va a cambiarsi anche come. Mi verrebbe a dire come delineatura, nel senso che la pigmentazione WinJ è molto fissa, è molto forte ed è molto precisa. Dopo vi farò vedere un'altra immagine. Nel resto del corpo, oltre al nero, c'è la presenza di rosso e arancio, molto pregevole in selezione che la pancia sia piena di colore non sbiadita, nel senso che comunque la pancia dei guppi spesso rimane eh, più chiara di quella dei J. mentre il J, cioè vero un pesciolino con quelle caratteristiche che anche la pancia tutta colorata, solitamente è un ottimo segno. Sotto la dorsale è ben, accesso, è ben accetto l'azzurro, vabbè, quelle sono caratteristiche che io metto nel mio gruppo, che dopo magari entriamo anche nei dettagli specifici che stasera non possiamo affrontare. La stessa deve essere nero spreziata, quindi la dorsale, come vi dicevo prima, ci possono essere varie cose. Molto importante, che invece nella foto precedente vi ho fatto vedere, non ci deve essere questa presenza qui. Nella dorsale, questo. Se voi andate ad acquistare dei bar in negozio e vedete un black bar con questa dorsale, sappiate che non state andando ad acquistare o a prendere o vi regalano in qualsiasi modo, non vi stanno dando un po' i ciglia jail Argomento spinoso sono le spade caudali posteriore, non spesse, quindi non si devono inspessire. La bottom può essere allungata, la top, che è la spada superiore, cioè questa deve essere sempre inferiore. Della bottom, tutte una serie di caratteristiche che ci portano a dire che ci sono differenze con i cuppi Poi, vabbè, esiste un fenotipo selezionato in cui questo ceppo deve diventare red, perché praticamente è successo che in vasca la femmina solitamente nei wing J è neutra, cioè ha un doppio X neutro, poi dopo ha delle ombre genetiche. Ma come abbiamo detto, stiamo al momento lontani dal, dal discorso di genetico, anche se sarebbe molto interessante. È successo che in vasca, perché parliamo di pesci. In cui c'è un problema da affrontare, che è il problema della consanguinità. Perché essendo strain che sono stati importati in Europa gli ultimi arrivati, direi 2015-2016, che quindi convivono in vasca in, in consanguinità. E quindi ci sono alcune variazioni che sono dovute, quelle consentite alle femmine, perché nella genetica femminile del doppio X c'è una trasmissione. Che va a cambiare e quindi praticamente l'x da neutro diventa red in questo caso e l'x red diventa predominante va sul maschio in y e quindi generano dei black bar red è una breve introduzione genetica che almeno che a qualcuno non interessi ce ne sono quattro di variazioni ritenute che sono avvenute in modo naturale in basca sulle femmine e quindi quelle sono variazioni che vengono accettate nel, nel mondo apro ancora va, le virgolette fanatico dei, dei Poecilia Wing J, questo è un mio black barco in vasca, quindi cerco sempre io di difendere delle forme eh, molto originali, quindi vedete delle dorsale molto piccole appena screziate, eh, delle spade veramente piccole, la precisione dei colori, questo è il famoso punto azzurro, l'ice S-Dot che dicevo prima, che è una caratteristica che non è proprio specifica nei Wing perché è stata trovata anche in alcuni gruppi, però è è sempre un buon segno, sempre dei black bar di lo spatos, anche qui potete ammirare la precisione del nero, la completezza della pancia, della pancia verde, la doppia spada corta, tutte caratteristiche che in realtà si, si rischia di andare a perdere in una cattiva conservazione. E qui vediamo il classico black bar da negozio e quindi che cosa sono gli effetti di brillazione. Innanzitutto si va anche verso una perdita del nero, perché come vi dicevo vedete i colori innanzitutto diventano molto meno precisi. Le spade si allungano in maniera impressionante eh, proprio per, per via dell'ibridazione con i gruppi. E poi dopo c'è questa colorazione indorsale che da o trasparente o screziata nera o nera va a prendere il colore bianco. E ci tengo particolarmente a questo perché questo è il ceppo che è, come ripeti, in Europa forse il più diffuso e quindi è importante insieme ad altri tre che posso anche nominare che sono i, i Blue Japan. Red Scarlet, che sono molto molto diffusi, e i Tiger, che sono sicuramente pesci spettacolari, ma sono tutte selezioni che sono state fatte e non sono poi Ciglia Wing j. quindi questo tipo di Black Bar, i Red Scarlet, i Tiger e i Blue Japan non sono poi Ciglia Wing j. Poi qui invece <coughs> mostro un Black Bar conservato in vasca ancora ad oggi, quindi nelle nostre vasche, è una cattura originale, di Cumana per farvi vedere che parliamo esattamente dello stesso pesce. Quindi attenzione, in natura questi pesci ci sono ancora, con le stesse identiche caratteristiche, perché questo pesce che è stato raccolto in natura è molto molto diverso da questo pesce. Quindi se non si ibrida o non completamente o non sempre in natura, se lo andiamo ad ibridare noi, siamo noi che in un qualche modo andiamo a cambiarne o modificarne l'evoluzione di questo pesce. Qui vado a parlare delle temperature, ne do un breve accenno, poi si può entrare nello specifico. La temperatura ideale sarebbe di 21 gradi. Fondamentalmente anche a 19 non fanno nulla, nel senso che è vero che per tenerli a 21 gradi <clears throat> bisognerebbe tenerli con il riscaldatore. Diciamo che eh, sia una riproduzione minore. Il discorso di produzione è un discorso che va affrontato perché se noi andiamo a comprare, quando leggo, io poi sono moderatore in vari gruppi di pesci, leggo il problema, dovete prendere delle vasche giganti perché i gruppi si triplicano, si quadruplicano e, e diventano infiniti in una vasca e quindi avrete dei problemi di gestione. Questo con i pecci leoingeni non accade. Non accade perché, riallacciandoci al discorso di prima, la consanguinità... Eh, fa sì che eh, facciano un numero inferiore di avanotti. Alle volte per ovviare questo problema bisogna naturalmente fare delle forzature, se si vuole conservare gli strain, la forzatura e quindi non si possono inserire nuove femmine in vasca, perché nel momento in cui tu sbagli l'inserimento di una femmina, e quindi metti una femmina articolata, avresti perso il cosiddetto poi cigliam J. quindi dovresti cercare di o alzare la temperatura oppure si può procedere con dei cambi di acqua piuttosto corposi comunque eh, la tollerano a temperatura fino a 17 gradi, sopravvivono fino a 14 gradi a salire. Io d'estate li metto anche fuori, ne ho tantissimi, quindi vi posso dire che anche alcune vasche al sole che secondo me non dico che raggiungano i 42 gradi d'estate, ma quasi non ho mai, anzi, fuori i pesci tendono ad aumentare quindi a salire. La temperatura non è un problema, a scendere sotto i 14 gradi invece diciamo che sarebbe molto difficile poterli conservare. Il discorso del pH, allora il pH normalmente quelli che stanno catturando in natura adesso è un pH molto alto, è un pH che va dai 7,8 agli 8,2. Io li tengo in tutti e due i modi, cioè li tengo sia pH alto e anche in acqua torbida dove ho provato a fare della sperimentazione per vedere, ma non penso di aver messo qua, quelli. anzi no mi sembra che qui non l'ho messo e i colori non cambiano assolutamente anche in acqua torbida o pH alto oppure ho delle vasche dove sto sperimentando dei pH un po' più bassi anche spinti da, da Maurizio Vendramini che non so se stasera c'è perché comunque alcuni guppi sono anche stati catturati al contrario di quanto si crede perché questo è un altro mito che sarebbe da sfatare quello che il pH dei guppi bisogna tenerlo a pH 7, 7,5 perché sennò no muoiono in realtà il guppi è un pesce adattabilissimo poi è chiaro che se prendi un guppi dal negozio a pH 7,5 e lo butti in una vasca a pH 4,5 lo stai condannando a morte o a qualcosa. Ma se ce l'abiti pian piano, sicuramente è un pesce che contano più altri fattori per un guppi con pH. Magari l'alimentazione sarebbe da curare un po' meglio, perché è vero che sono pesci che magari uno compra poco, sono cosiddetti pesci iniziali con cui parte, però la maggior parte dei problemi anche lì il mito di sfatare eh, ma i guppi sono portatori di malattie i guppi muoiono tutti muoiono tutti perché diciamo che quasi tutti si può partire da lì e quindi essendo un pesce molto diffuso all'inizio si fanno errori di inesperienza comunque ritornando invece al discorso del ph il ph 6 e mezzo io sto provando ottenendo dei, degli ottimi risultati e sto continuando a insistere, ad insistere nell'abbassarlo e devo ammettere che al momento non ho nessun problema L'alimentazione, io do un'alimentazione molto varia con del congelato, del granulare, della verdura, dell'artemia. Io credo nell'alimentazione nelle più volte al giorno, cioè, secondo me, l'alimentazione si può dare anche quattro volte al giorno eh, in una quantità adeguata. C'è chi dice che la quantità è dei 40 secondi, anche dei due minuti. È chiaro che bisogna evitare di far depositare del cibo sul fondo perché, se no, la manutenzione deve essere molto più attenta però io credo che una buona alimentazione e un'alimentazione frequente risolvano una gran parte di, di, di problemi, se non, se non tutti. Sono contrario al digiuno, anche se moltissimi in internet scrivono che questi pesci hanno bisogno del digiuno. Io non effetto il digiuno e non credo nel digiuno perché mi baso su una teoria naturale, cioè che in natura i pesci, se stanno bene, possono avere cibo continuamente, quindi non vedo per cui io dovrei forzarli al digiuno. Consiglio in vasca la presenza di ceratofillum e najas, perché comunque nel senso che il sex ratio potrebbe portarci in alcune situazioni ad avere la, più maschi in vasca, quindi le femmine hanno bisogno di, un, di maggiori nascondigli e le piante galleggianti da questo punto di vista le possono aiutare e allo stesso tempo anche gli avanotti, perché c'è la credenza, no? Ma... Il pocile non prede in alcune situazioni. Se fortemente sotto stress, la femmina può predare tranquillamente gli avanotti. Quindi anche questo è una cosa che mi sento di, di smentire. <sussurra> Dal mio punto di vista, possiamo anche dire che quello che vi volevo raccontare l'abbiamo finito. Poi, dopo, per qualsiasi domanda, dubbio o cose di cui volete parlare, sono qui.